tornare a sorridere, visto che la Roma ha finalmente un nuovo vertice societario. Pietro Mezzaroma e Franco Sensi sono rispettivamente il presidente e l'amministratore delegato della società Roma 2000, che gestirà l'Associazione Sportiva Roma. Allora, un impegno che vi siete presi anche molto oneroso. Che cosa vi ha spinto a fare questo? Sono più maturo per affrontare i problemi della Roma adesso, sì. Sento molto di più l'impegno e sento il dovere di doverlo fare come imprenditore. Due anni fa, quando c'erano più concorrenti, c'erano persone più valide di me a fare quell'acquisto, e allora mi sono tirato indietro perché non sono abituato né a pestare i piedi, tantomeno perché non ho nessuna intenzione di acquisire notorietà e mettermi in bella mostra. Ma alla luce di quello che è successo, li ritiene ancora più idonei di lei? Riteneva che quella decisione allora era giusta? Ma cosa vuole che le dico? Io non conosco le cose all'interno degli arti, conosco gli uomini. Perché poi succedono le cose e ognuno sa, i fatti di casa propria, ecco. Perché io dare giudizio agli altri non posso dirlo. Adesso noi altri ci dobbiamo impegnare a mettere a posto le cose senza, con molta umiltà, senza staffare processi a nessuno. Perché non vogliamo fare processi a nessuno, perché poi non ci interessa, è fuori le nostre regole, la nostra dottrina, direi. Certamente. Allora, la ricostruzione della Roma passa anche per una grande sfida. Adesso i tifosi della Roma chiedono una sfida ai grandi club del nord, quelli che stanno vincendo tanto. Ecco, per voi da dove parte questa sfida? E soprattutto lei prima diceva appunto che questi grandi club del nord hanno dei vantaggi, o almeno avevano dei vantaggi rispetto alla vecchia Roma. Ora li hanno ancora questi vantaggi perché le grandi finanziarie del nord, la Fiat naturalmente, a Berlusconi o all'Inter, che poi è un appendice della Fiat, hanno dei ritorni fiscali. Noi non li abbiamo questi ritorni fiscali. Quando lei investe o perde 10 o 50, la metà ritornano a loro, noi no. Quindi noi dobbiamo pensare di organizzare una società su basi puramente industriali, sfruttando tutto quello che c'è da sfruttare nel senso operativo e remunerativo, perché questa società, oltre ad avere questo immenso serbatoio di tifosi a cui va il mio, direi, ringraziamento profondo, di cui noi contiamo su di loro, certamente noi dobbiamo organizzarci perché questa società, ci sono molte, molte possibilità, una delle quali, ve la dico, l'ultima che io so da tempo, la metà dei giocatori del nord, delle squadre del nord provengono da Roma, quindi un vivaio che non è che provengono dalla Roma, da Roma, che significa che tutte le società collaterali, satelliti della città di Roma, forniscono i giocatori del nord. Fate un conto, vi do solamente questo dato. Se noi possiamo prenderne una parte, farla inserire nel nostro, direi, sistema, per poi rivalorizzarla attraverso combinazioni di società amiche, direi serie C, di serie B, noi creiamo un serbatoio, un polmone, direi, di ricchezza. La Roma molto attenta ai vivai, dunque. Ai vivai molto attenta. È una delle scelte future nostre. Certo. Noi dobbiamo fare degli altri campi, prendere dei grossi osservatori. Abbiamo una serie di collaboratori che vengono dalle nostre squadre del passato, giocatori di primissimo, giocatori seri, che sono già nella, e dobbiamo prendere altri. Per questo riformare, ci sono molte strade per arrivare, ci vuole un po' di tempo, abbiate pazienza, dalla mattina alla sera non si può fare tutto, cerchiamo di salvare oggi quello che dobbiamo salvare onestamente, rilanciarlo per quello che dobbiamo fare e prepararci per il futuro. Senta, ma due imprenditori attenti come voi non possono non sapere che una società al 50% per delle decisioni straordinarie potrebbe avere dei problemi se non in comune accordo. Tra noi non esiste questo problema. No.